Ciao ragazzi, qui è Peplius. Oggi andremo a fare un bello esperimento scherzo, ovvero andrò a dire ai miei genitori che ho tradito Graziana. Ma Graziana sarà qui con me mentre ascolterà le registrazioni, le videochiamate. Io sarò a fianco mentre lui farà la videochiamata e spiegherà tutto. Ragazzi, comunque, non fate i tirchietti, eh? Ricordatevi di lasciare un bel like a questo video e anche di iscrivervi al canale, che dobbiamo arrivare a 500.000 iscritti, perché poi lì succederà il botto. Certamente. Letteralmente. Che botto? Teoricamente Graziana non si vedrà, perché tanto è questo che comanda, capito? Anche se voi la vedete, vabbè, non siete scimmie, avete capito. Chiamiamo mamma. Videochiamata a mamma, che poi tra l'altro mi dirà: perché mi stai facendo una videochiamata? Hello? Come mai mi hai fatto la videochiamata? Stavo pensando proprio che mi avresti detto sta cosa. No. Sì, ha detto mamma mi dirà. Ma stai guidando? Mi sono fermata, che vuoi? Senti, tra quanto devi tornare? Ora sto andando a lavoro, tra quanto devi tornare? Le mie classiche 4 ore, perché? Ma ti devo chiamare dopo, puoi parlare, mo? Perché c'è quella faccia triste? È perché ti devo raccontare un fatto, però, cioè, mi devi ascoltare. E dai, muoviti, però, che vado a lavorare. E beh, mi metti pure ansia, però. Aspetta, mi metto comoda, sentiamo. Ieri, ti ho detto che dovevo uscire ieri sera, no? Sì, come tutte le sere. Ah, boh. Cash. Sì, ma non dovevo uscire, cioè, sono andato a ballare con gli altri. Ma? È praticamente... Ti sei ubriacato. Pure. Che hai fatto? Ti sei ubriacato. Vabbè. Era un po' potente il fatto, là c'era drink a buttare, gratis, gente che entrava, gente che usciva, mettevano bicchieri di continuo, non ho capito più niente a un certo punto. Cioè, non so, spero che ho bevuto solo, non ho capito più niente. Bambina. E praticamente io poi non sono andato con Graziana. Non sei andato a ballare con Graziana? No, sono andato con gli amici miei. E perché Graziana non mi incollava a portarla presso, che quella rompe poi. Vabbè, lo so io, poi rompe. Magari se portavi Graziana non facevi quella fine, non ti ubriacavi, magari. Vabbè, però è andato così. Ah, boh. E infatti mo' mi sono svegliato. Il problema... grazie. Cioè, io mentre stavo a ballare là, ho incontrato un'altra ragazza a ballare. E diciamo che poi ci ha lasciato perdere Graziana, non ci ho pensato più a Graziana, sono andato con lei. Hai lasciato perdere, se Graziana non ci stava con te, che cosa hai lasciato perdere? Che vuol dire, scusa? Che non ci ho pensato più a Graziana. Che significa, scusa, che si è messa a ballare con questa? Oh. E prima sì, a ballare. E poi? E poi mi sono visto io con lei, diciamo, però non me lo ricordo bene bene, cioè gli amici miei me l'hanno detto che... Cioè stavi stracotto, strafatto. Eh sì. Di alcol. Sì. Cioè stavi di sostanze alcol. Strane. Scusami, che sei uscito con questa? Io già ero uscito che stavo a ballare. E dove sei andato? Come dove sei andato? Sei andato con questa dalla discoteca, sei uscito? Sei rimasto in discoteca? No, sono uscito. Niente. Hai fatto un casco? Praticamente. Stai scherzando, vero? E chi glielo dovevo dire? Mica glielo posso dire a Graziana. Che chiamo Graziana e glielo dico. Ma tu stai scherzando, vero? Non mi dire che hai fatto ciò che non dovevi fare. Tra le tante cose che non dovevo fare, qual è? Giuseppe. Oh. Hai tradito Graziana, sì o no? Che vengo lì, mo, giro con la macchina e ti faccio nero, ti spacco di testa. Vabbù. Oh! Rispondimi. Bro. Oh. È di regola, sì. Ah, di regola, cioè pensa quanto ti piaceva questa, che manco ti ricordi. Poteva essere un cavallo. Ma che c***o dici cavallo? Penso meglio di Graziana, almeno così mi hanno detto. Ma che c***o stai dicendo meglio di Graziana? Non me ne frega niente, meglio o peggio. Ma tu stai scherzando. E vabbè, e che cosa devo fare? Ormai l'ho fatto, cioè. Che questa è una c***a qualunque. Ma stai scherzando. E secondo te se lo merita Graziana? Rispondimi. Non lo so, un po' rompe. Come non lo so? E che devo fare? Che schifo mi fai? Pure. Ma che schifo mi fai? No, ma ti rendi conto? Quella brava ragazza. Oh. E che devo fare? Che schifo fai? Ringrazio che non ci sto a casa. Ma hai rovinato tutto? Giusto? No, mica lo sa. Ah, quindi te la vuoi cavare liscia così? E che devo fare? Cioè, non glielo vuoi manco dire? Cioè, perché... Anzi, tutti andiamo a casa, chi se ne frega. E se lo facessi lei, rispondimi.
Ma non ti fai schifo? Ha detto, ma chiamo mamma, magari mi consiglia. Questa mi insulta. Ma che consiglia? Che consiglia? Che mi viene voglia di spaccarti la faccia. Ma boh. E invece di aiutare, tu peggiori la situazione. Che cazzo di... Ma bravo, figlio mio, fallo di nuovo. Io non ti ho chiamato per sapere la tua opinione. E che cosa mi hai chiamato a fare? Perché devo capire come devo fare, secondo te, per organizzarmi le uscite, mo? Cioè, devo fare un po' con Graziano e un po' con quella. Come, secondo te, come... Ma aspetta, attenzione, che vuol dire, scusami, perché stai pure con questa? E che devo fare? Ma non ci parlo più, secondo te. Giuseppe, dove stai? Stai a casa? E dove devo stare? In albergo? Ehi, sto girando, sto venendo a picchiarti. Ma che cavolo dici? Ma dai, di che mi devo organizzare per stasera, che oggi è lunedì, come devo fare? La devi mandare a fare quella. E dammo già. Fai finta che questa cosa non sia mai successa e non deve capitare mai più. E ho capito, lo so, ma sono passati tre, cioè sto da tre anni con Graziana, secondo te la posso mandare così? Ma come Graziana? Quell'altra. Ah, quell'altra, perché quell'altra? Cioè, veloce, stati zitto, non dire niente. Tu cerca di tenerti Graziana, hai capito? Ma un giorno di questi la devo far venire a casa questa ragazza nuova. A chi? Quindi se viene Graziana, tu devi dire a Graziana, no Giuseppe non ci sta male, capito? Non esiste al mondo che a casa salga questa. Oh, tu a me devi aiutare, non a Graziana. Forse non hai capito, a casa questa non ci sale. Mi va bene Graziana, se devi sentire una per quello che hai fatto. Per cacare, vai. Sei una delusione di madre, mi devi coprire. Grande. Non c'è più. Non ci sono più le famiglie di una volta. Meno male. Che delusione, ragazzi. Mia madre non mi copre. Che ti devo coprire? Non esiste proprio, lo schifo. Sei figura che faccio io. Ma vediamo se papà Ios è dalla mia parte. Sono brava, stato mamma Ios. Tradito da mia madre. Graziana maggiore di Pepios in casa. Parte numero 2. Ora tocca al papà Ios. Prendendo un po' l'andazzo di mamma, so che saranno già tutti contro di me in questo momento. Ah, ma in macchina anche tu con mamma, sai? No, perché? Okay. No, stava anche mamma in macchina prima, vabbè. Ieri io sono uscito a ballare, no? Beh. E mi sono un po', diciamo, bevuto. No. Assai, assai proprio. C'è proprio a ciuccio, non si capisce. Beh. Ogni tanto, capi? Ma non è quello il problema, quella è stata una cosa piacevole. Ah. Allora, niente, io poi sono andato a ballare, non sono andato con Graziana. Sì. E sono andato con gli amici. Sì, non importa, sono Graziana appresso, sono andato con gli amici miei. Ho incontrato un'altra ragazza. Capito? Beh. E niente, allora poi. Capito? Non ho soltanto ballato con quest'altra ragazza. Che significa? Mi sono stato con quest'altra ragazza, poi capito? Siamo usciti, io e lei. Ho ballato. Dopo che ho ballato. E Graziano, ma che glielo dice? E nessuno, chi glielo deve dire? Allora sei stronzo. E che devo fare? Glielo devo dire a Graziano? Scusa, non ti dispiace. Ormai. Ormai. Scusa, non ti dispiace che devi fare? Devi lasciare Graziano. Oh, basta, non gli dici niente. Capito, io quello devo dirti. Ah, vabbè, diciamo che ogni tanto. Diciamo che ci stava. Che cosa, che non glielo dico? Che non glielo dici. Ah, quindi non gli dico niente? Fa niente. Ma chi lo deve sapere? Non lo so, tu lo sai, mamma, però. Vabbè, ce lo teniamo per noi. E tanto ci sta, però non deve essere una cosa che deve capitare spesso. Boh, non lo so, cioè non gli dico niente, buonanotte proprio allora. Non gli dire niente sperando che non lo viene a sapere dopo che altro. Vabbè, ok, poi ti chiamo dopo, dai, poi vediamo un po'. Grazie dell'ottimo consiglio. Ciao. Ok, ciao. Gra, vieni qua, dai. Stiamo facendo una, cioè, una cosa che non può sapere, cioè, sono le sue opinioni personali. Vabbè, ma tua madre è stata più, almeno, cioè. E che devo fare? Non lo dovevo mettere sto pezzo di video. Non lo so. No, lo devo tagliare, lo dobbiamo censurare. È brutto. Vabbè, ma sono opinioni personali, cioè così censuriamo. Perché te la prendi? No, non me la sono presa.
diciamo. Raga, sto riprovando a chiamare papà per vedere, non lo so, gli dico magari che stavo registrando, se cambia opinione, boh. Pa, e niente, questo è il fatto. Ma almeno era più bella di Graziana questa qua. Voglia. Ah, vabbè. Doveva andare così, che ti devo dire? Vabbè, Giuseppe, ho capito, passano, dai. Sta qua, sta qua. Si nasca. Perché? Gra, che cretina. Dai, gra, che era uno scherzo, gliel'avevo già avvisato, papà. Proprio scemo. Ti odio. E proprio ci è rimasta male. Sì, cavolo. Ma aveva detto che doveva fare uno scherzo. Queste associazioni a delinquere qua. Cioè, oh, ma porca la miseria. Però è così. No, perché io ero bella tranquilla. Mi fai agitare. Tu stai prendendo troppo il controllo. Quindi tutto bene quello che finisce. No, vai. Cioè, alla fine lo scherzo è stato a tua madre e a me. Sì. Ma fai, io sono capo indiscusso. Io spero che questo video un po' particolare vi sia piaciuto. Ti preoccupare, poi me la vedo io. Tranquillo. Ciao a tutti, tranne che al Pepios. Parole dure.